Es hembra. Que el Señor vaya a scuoterci un po' perché stiamo dormendo. Lui ci dà, ci prende con le buone e non rispondiamo. E allora, come un buon papà, prova a toccarci un po'. Speriamo che abbia tanta misericordia. Ci ha preparato a questo tempo, facendoci capire che Lui è la misericordia. E allora aggrappiamoci almeno alla misericordia di Dio. Che è infinita. Lui è la misericordia personificata. Perché noi abbiamo bisogno perché siamo tanta miseria. Fratelli e sorelle carissimi del mondo intero, siamo chiamati a gettarci in ginocchio, umilmente, fidenti e fervorosi, ad implorare la divina e infinita misericordia di Dio, adorandolo nel Santissimo Sacramento dell'altare. Mistero di fede, segno di unità, vincolo di carità, per la salvezza del mondo. Maria Santissima, la Mamma del Cielo, con tenerezza d'amore, desidera condurci alla Santa Pasqua rinnovati nello Spirito. Con gioiosa speranza imploriamo la sua misericordia. È il messaggio e l'augurio che di cuore vi invia una piccola centenaria sorella adoratrice perpetua di Gesù sacramentato. Il cielo attende da ciascuno di noi una personale, urgente, amorosa, fedele, generosa, grata e riconoscente risposta, libera. L'uomo oggi si crede capace di tutto. Non pensa che se non avesse ricevuto da Dio la possibilità, l'intelligenza, la capacità di inventare, non potrebbe compiere niente. Un tempo si guardava il cielo in attesa che il Signore mandasse la pioggia, chiedendola. Ci si sentiva dipendenti. Oggi Dio, come se non ci fosse, se non esistesse. Si schiaccia un bottone, arriva la luce, si sente la parola,
possa fare tutto. Mentre è vero invece che sa fare solo il male senza Dio.